Buongiorno, sono a casa dei miei con i gattoni, passerò tutta la settimana qua con loro, infatti non vedo l'ora, sono troppo contenta e quindi ne approfitto per girare un vlog di questa settimana che in realtà sarà anche abbastanza tosta perché ho iniziato a fare gli scatoloni dei libri e fumetti da portare via. In realtà anche altre cose, non soltanto i libri, ma ho iniziato da quelli visto che sono molto voluminosi. Per il resto penso che sarà una settimana abbastanza tranquilla. Stasera andiamo a mangiare sushi, adesso però devo svuotare la lavastoviglie e caricarla. Quindi una cosa un po' noiosa, però sono super grata che qua ci sia la lavastoviglie, perché a casa mia ad esempio non c'è e è la cosa che detesto di più fare, lavare i piatti. Infatti non vedo l'ora di avere la lavastoviglie anche io. È tipo la cosa che desidero più in casa. Una volta avrei detto, io non posso, non potrei mai vivere in una casa senza vasca. Oppure, che so, vorrei questo elettrodomestico o quest'altro, tipo la piastra per fare i toast, per fare i waffle, eccetera. In questo momento non me ne frega niente. Potrei vivere anche in una stanza sola, ma la lavastoviglie è fondamentale. E intanto qua c'è un gattone selvatico. Ciao Charlie! Sempre sul dondolo. In questi giorni il tempo fa un po' schifo. Cioè, almeno ieri faceva freddissimo. Oggi piove, sole, piove, sole. E questo è il lavoro che mi aspetta per adesso. Yeah! Nel frattempo devo mettere pure sull'acqua per mia sorella, perché è praticamente ora di pranzo. Ho sbagliato fornello. Piccolo momento senza gattini, sono tornata da una mattinata di vorrei fare shopping ma non posso, ovvero sono stata al centro commerciale con una mia amica che non vedevo da tempo, quindi ho passato un po' di tempo con lei. Abbiamo girato per negozi, ma ovviamente io non potevo comprare nulla, quindi è stata una sofferenza vedere ad esempio Sei di Corvi, che è uscito oggi, di Lee Bardugo, vedere un sacco di blazer, non so, sto entrando in fissa con i blazer. Che non posso però permettermi, ho trovato anche un cardigan, tipo un maglione aperto con i bottoni similegno. Insomma, un sacco di cose carine che avrei tanto voluto provare a acquistare, ma i soldi non ci sono, quindi, per fare queste spese. E quindi niente. Il programma invece del pomeriggio sarà relax e lettura. Ieri ho terminato Mille Gru di Kawabata. Tra l'altro in questa edizione bellissima che mi ha regalato Mr. Cibi mentre eravamo in vacanza in montagna, della Oscar Mondadori, dei classici moderni in questo caso, è bellissima questa edizione. Il libro mi è piaciuto, diciamo che la storia è molto interessante per scoprire un autore giapponese nuovo, nel senso che non soltanto le ambientazioni, i costumi, le ricorrenze, qua si parla tanto di ceramiche, cerimonia del tè, quindi se vi piace l'aspetto tradizionale del Giappone, già solo per questo amerete la storia, ma proprio anche le dinamiche, le relazioni, i rapporti con la famiglia, i conoscenti, qua si parla anche di amanti, tipo il protagonista è invischiato, cioè è l'unico uomo della storia e attorno a lui ruotano tantissime donne, le amanti del padre che non c'è più, le figlie delle amanti, altre ragazze comunque con cui l'amante del padre cerca di farlo sposare. Insomma, ci sono degli intrighi sotto questo punto di vista, però è tutto, a me dispiace non trovare le parole, però quando leggo qualcosa di occidentale non mi capita mai di trovarmi di fronte a una cosa del genere, quindi dico che è molto giapponese in questo senso. C'è anche un seguito di questa storia e l'avevo visto all'usato in un libraccio e in un'edizione particolare. Adesso se lo ritrovo lo prendo molto volentieri perché sarei curiosa di sapere sto poveretto che fine fa. I gatti e la loro mania di... Sì, Cibi, ti sto riprendendo! Di schiaffarti il sederino in faccia. Hanno proprio questa mania.
dovrebbe essere una cosa per loro tipo piacevole, cioè nel senso di simpatia. Non lo fanno per cattiveria. Anche se magari per noi è un po' non troppo carino, eh? Oh, cucciolina, ti sei spiaggiata giù, ti sei spiaggiata. Ah, ma cerchi la videocamera. Cerchi la videocamera. Sei vanitosa, sei vanitosa. Stavo guardando in TV Jamie Oliver, ricette veloci, assieme alla Cibi, perdonate la luce pessima, ma mentre stavo appunto guardando la TV ho iniziato a fare, tra virgolette, qualche ricerca, approfondimento, direi più che altro, su questo libro qua che inizio oggi, che mi è stato inviato da Edizioni O, ovvero Red Girls di Sakuraba Kazuki. Mi sono dovuta fermare immediatamente, prendere la videocamera e non aspettare di mettermi in una posizione migliore o di sistemarmi meglio, perdonatemi. Perché ho scoperto di conoscere già l'autrice. Intanto la Cibi butta giù la roba dal divano, deve avere le attenzioni. Comunque, dicevo che conosco già l'autrice e non me lo aspettavo. Lei praticamente è la sceneggiatrice, scrittrice di Gosic o Gosic, una light novel da cui è stato tratto poi anche il manga e l'anime. Io ho visto soltanto l'anime e l'ho amato, anche se non ne sento mai parlare in giro, è uno dei miei anime, l'unico preferiti, ma uno di quelli che anni e anni fa ero entrata proprio in fissa. Ma non solo, ha scritto anche un manga che ho letto recentemente, ovvero Proiettili di Zucchero. Altro manga che probabilmente non si è cagato nessuno, io almeno non ne ho mai sentito parlare, me ne sono. Cioè l'ho trovato veramente per caso. Tra l'altro l'avevo recuperato usato, è una miniserie di due volumi. Se siete curiosi, vi lascio l'approfondimento sul blog nelle schede qua sotto in descrizione. Comunque sono rimasta scioccata perché quindi io ho già letto e già visto qualche cosa di questa autrice. E adesso sono ancora più gasata all'idea di leggere questo romanzo. È abbastanza cicciotto, sono quasi 500 pagine, si tratta di una saga familiare, ma ve ne parlerò meglio nei prossimi giorni quando effettivamente avrò iniziato a leggerlo. Intanto la Cibi fa la pazza. Sono qui da poco, ma ho già mille cose da farvi vedere, fra cui un pacco enorme di fumetti Bao. Ma partiamo dall'orologio che finalmente posso farvi vedere di Daniel Wellington. Si tratta di un nuovo orologio della collezione, l'Iconic Link, che io ho in versione oro con quadrante bianco. E se non sbaglio, il mio è da 28 mm, ma c'è anche da 32-36, è un modello da uomo e da donna. Mi piace tantissimo perché è essenzialmente un orologio classico. Voi mi vedete comunque, non porto mai tantissimi accessori, li scelgo molto accuratamente. In genere utilizzo cose abbastanza classiche perché non mi piace l'idea di utilizzare un accessorio soltanto nell'occasione, che so, matrimonio, laurea, compleanno. Mi piace l'idea di avere pochi pezzi, magari appunto su cui ho investito qualche cosa, da poter abbinare sempre. E questo mi dà molto l'idea di essere uno di quegli orologi che puoi mettere veramente di giorno, quando stai in casa a non far niente, come oggi. Cioè, in realtà non è che non sto facendo niente, sto lavorando in casa, però vedete, sono struccata, ho una magliettina. Tra l'altro questa è una delle mie preferite. Se siete curiosi di dare una spulciatina al sito Daniel Wellington, trovate il link qua sotto in descrizione. Mi hanno lasciato anche un codice sconto per voi. Potete risparmiare il 15% su qualsiasi tipo di acquisto, orologio, accessori, quello che volete. Vi basta inserire il codice CB15 al momento del checkout, oppure potete presentarvi in negozio fisicamente e utilizzare comunque questo codice sconto. Non si tratta di un codice affiliato, io non ci guadagno assolutamente nulla. Passiamo ora ai fumetti. Ecco qua la pila di fumetti Bao, il primo in cima fa parte della collana dedicata al manga. È un nuovo volume unico che si aggiunge quindi alla collana Aiken, il prezzo di copertina è 7,90 €. Ho intenzione di sfruttare di più le storie su YouTube, quindi appena leggerò magari un nuovo fumetto, un nuovo libro che ho acquistato, che mi è stato mandato, ho intenzione di fare una mini recensione da mettere nelle storie. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Pensavo a questo perché così posso darvi un parere immediato e poi con calma fare una vera e propria recensione o comunque un video in cui parlarvi di tutte le cose che ho letto ultimamente. Faccio vedere intanto qualche tavola, poi ci riaggiorniamo ovviamente quando l'ho
avrò terminato di leggere. Andando avanti abbiamo Sob, degli Scarabocchi di Michael e Mirko, una raccolta di vignette. Io avevo già letto Arg e mi aveva incuriosito molto perché, come potete vedere, lo stile è molto molto basico, o meglio stilizzato, molto essenziale. I temi trattati sono attualissimi, perché comunque si parla delle responsabilità del giorno d'oggi, lo stato d'animo, un po' anche le contraddizioni della nostra società. È abbastanza interessante per questo. Il prezzo di copertina è di 14 euro, sì. Questa sarà probabilmente la mia prossima lettura, ovvero Sempre pronti di Vera Brosgol. Io avevo già letto di suo Anya's Ghost, il fantasma di Anya. L'avevo recuperato in inglese perché ai tempi era fuori stampa, ma la Bao l'ha riportato, quindi lo potete trovare. Il prezzo di copertina di questo fumetto è 19 euro e mi ispira molto perché dovrebbe trattare in parte della storia vera dell'autrice, soprattutto alle prese con un campeggio. Mi incuriosiscono molto queste cose perché sono stata soltanto una volta in campeggio con la parrocchia, ma non era un vero e proprio campeggio, nel senso non era proprio in tenda. Vabbè, comunque sono molto curiosa. Tra l'altro il fantasma di Anya mi aveva fatto impazzire, bellissimo. Parla di adolescenza in maniera secondo me molto molto diretta, quindi mi aspetto altrettanto da questa storia, anche se mi sembra di capire che la protagonista è proprio una bambina sui 10 anni. Continuando abbiamo due fumetti di cui non so molto sulla trama, ma i disegni mi fanno impazzire, soprattutto di questo ramo di Silvia Vanni. Cioè, guardate, guardate questi gattini! I disegni sono veramente strepitosi, avevo visto le immagini su Instagram e me ne ero veramente veramente innamorata. Tra l'altro l'ha letto recentemente anche Aldo e gli è piaciuto tantissimo, ha detto che bisogna preparare i fazzoletti, quindi ho altissime aspettative. Ultima non certo per importanza, Un'estate fa di Zidru e Jordi Lafebvre, prezzo di copertina 22 euro. Mi incuriosisce perché si parla di vacanze in famiglia o comunque di una famiglia, di come è avere un marito e papà fumettista, un tema abbastanza ricorrente negli ultimi fumetti che ho letto. I disegni anche in questo caso mi incuriosiscono tanto e mi aspetto quindi una storia legata ai ricordi dell'infanzia, delle vacanze, dei momenti passati in famiglia. Oggi pranzo da sola, pensavo di farmi del farro della quinoa con i ceci speziati e qualche carota, ma ho visto che c'è del miglio qua in casa che non ho mai provato e quindi potrebbe essere un azzardo, ma sono curiosa di assaggiarlo. La consistenza sembra quella del couscous, ha dei grani veramente piccoli piccoli, cuoce in 20 minuti c'è scritto e deve assorbire tutta l'acqua di cottura. Alla fine sì, ho optato per il miglio, così facciamo questo esperimento. Non so quanto gonfierà, quanto sarà, quindi ne ho fatto un po', al massimo lo conservo in frigo, me lo mangio anche domani. Alla fine le carote le sto mangiando crude perché non mi fanno impazzire cotte, poi forse le preparerò più avanti assieme ai broccoli in stile Thai, quindi mentre aspetto che il resto cuocia mi sgranocchio una carota come i conigli. Stiamo provando a fare dei muffin con mela, avena, cannella. Buonissimo, poi con lo yogurt. Anche con lo yogurt stiamo seguendo una ricetta di Tasty. Allora, questo è il risultato prima del forno, se così possiamo dire. Sembrano molto buoni. Adesso inforniamo e li tiriamo fuori fra una mezz'ora. Tanto mia sorella ci delizia anche con la sua canzoncina da forno. Adesso cuciniamo il pranzo. I broccoletti sono in padella. Il riso, vabbè, non si vede nell'inquadratura. Aspetta, posso spostare. Il riso è lì che cuoce. Mia sorella continua a tagliare le verdurine, le carote, e poi farà un peperone a parte perché a me non piacciono. E abbiamo acceso sulla Jessica, la Jessica Fletcher, come compagnia. Allora, questa è la situazione. Ci sono un po' delle mie verdurine qua, broccoli e carote con olio di semi di sesamo.
e le verdurine che ha fatto mia sorella. Cosa hai messo? Cipolla o scalogno? Scalogno. Scalogno, carote, peperoni, pomodorini e poi dopo forse ci mette... Ah! Niente magico. Questo, aspetta che non lo mette a fuoco, è praticamente un mix di spezie, no, proprio non ne vuol sapere. È un mix di spezie che ha preso ad Antibes, quindi sì, questo è il mix segreto, oddio, che ha messo in padella. E ci metti il mais poi? No, lo mangio, lo sto mangiando adesso. Ah ok, niente mais. Dopo un po' dei miei broccoletti finiranno fra le sue verdure e io aggiungerò la salsa agrodolce. Questo è il mio pranzetto, riso in bianco con le verdurine in salsina agrodolce e tahina. E questo è il pranzo di mia sorella. Ha fatto un po' troppo riso purtroppo. Però dai, anche lei ha un po' di verdurine. Ieri poi non ci siamo aggiornati sui muffin perché essenzialmente è stato un fallimento. Sono duri come la pietra e all'interno crudi, cioè non è proprio, non è stata proprio una ricetta azzeccata. Vabbè. Alla fine il fumetto che ho letto in questi giorni è stato lui, Ramo. Un fumetto che mi è piaciuto tantissimo, vi ho fatto vedere le tavole, sono molto molto carine. Il protagonista è in realtà un fantasma che segue una persona a cui era molto molto legato e che soffre perché ha perso la persona che amava. Una storia che parla quindi di perdita, ma anche di ricominciare, prendere in mano la propria vita e andare avanti. Molto bello e commovente, ve lo straconsiglio. Mentre vorrei dirvi qualche cosa su Red Girls, ma sono alle prime 50-60 pagine perché non ho avuto molta voglia di leggere in questi giorni, ho preferito insomma stare con i gatti e rilassarmi quando non stavo facendo gli scatoloni, perché è abbastanza stressante. Se avete mai traslocato sapete che è stressante impacchettare tutta la propria vita e vabbè. Tra le altre cose, mi è morta la macchinetta, mi si è completamente scaricata e indovinate chi ha dimenticato il caricatore a casa? Io, è certo! Tutte le volte che devo venire qua dai miei dimentico a casa qualche cosa. Favoloso, bene, quindi quel poco che rimarrà in questi giorni lo filmerò col telefono, speriamo che venga bene. Comunque, come vi dicevo, non ho letto abbastanza per darvi un'opinione. Io faccio un po' fatica a ingranare con le storie, per adesso mi sembra un po' lento, però sono alle prime pagine, quindi vedremo. Buonasera, io sono appena tornata a casa dopo una lunghissima e intensissima giornata. In questi ultimi due giorni non ho filmato nulla perché sono stata un po' con la mia famiglia, visto che appunto oggi sono ripartita. In linea generale non sono stata benissimo mentalmente, mi sono sentita molto sola, senza supporto dalle persone che ho accanto, mi sono tra virgolette sentita sola contro il mondo e non è stato molto, molto bello, mi sono sentita molto amareggiata per alcune cose personali e insomma sommate alle preoccupazioni di tutti i giorni. Ma passiamo ad altro perché ovviamente sto guardando Temptation Island VIP, non ho alcuna intenzione di affrontare discorsi seri e vi voglio mostrare i libri e fumetti che sono arrivati mentre non ero a casa. Allora, il primo, sono curiosissima di leggerlo, infatti penso che stasera lo leggerò, e si tratta di Radiation House. Questo mi è stato mandato da J-Pop, è il primo volume di una nuova serie, un medical drama, al prezzo di copertina di 6,50€ e se non sbaglio sia con l'acquisto in libreria fumetteria che online, con il primo numero c'è questo segnalibro qua, che è tipo una lastra ed è troppo troppo figo, infatti Mr. Cibi me lo vuole portare via. Comunque, non mi ritengo una appassionata, diciamo, di medical drama, ma ne ho visti tantissimi, quindi sono molto molto curiosa. Mi sono arrivati poi due libri da Iperborea, questa è la prima volta che collaboro con loro e non sapevo che cosa mi sarebbe arrivato, quindi appena sono arrivata a casa ho spacchettato ed è stata una bellissima sorpresa. Allora, innanzitutto mi è arrivato Il Vichingo Nero, di cui hanno acquistato recentemente i diritti per farne una serie TV. Si tratta di una storia molto avventurosa fra autobiografia, saggio, romanzo storico su un personaggio, non ho capito se è realmente esistito o meno,
comunque una sorta di vichingo, un uomo di mare. All'interno del libro ci sono poi delle immagini, delle mappe, foto, insomma. Si preannuncia un libro molto incentrato su miti, leggende, ma soprattutto avventura, come vi dicevo. Io sono molto curiosa. Anche se in realtà il titolo che mi incuriosisce di più di quelli che mi hanno mandato è il seguente. La via del bosco, ovvero una storia di lutto, funghi e rinascita. Questo mi incuriosisce molto per il tema principale che è appunto il lutto. La scrittrice, se non sbaglio, è malese ma vive in Norvegia e dopo la morte del marito è entrata, diciamo, in una bolla di apatia e, tra virgolette, per riprendersi, le è servito affrontare un corso di micologia, quindi incentrato sui funghi, e grazie appunto a questa sua nuova passione è riuscita, diciamo, a rimettere insieme i pezzi. Mi piace l'idea della passione come mezzo, come cura, in questo caso specifico per il lutto, ma per, diciamo, tutti i momenti difficili della vita. Io credo tantissimo, tra virgolette, questo potere delle cose che ci appassionano, che ci prendono, che ci aiutano ad amarci un po' di più e appunto a ritrovare un po' anche il senso di vivere. Mi è arrivato poi un pacchettino del tutto inaspettato dall'Ippocampo, quindi perdonatemi ma non ho tantissime informazioni al riguardo. Il primo è l'adattamento graphic novel dell'arte della guerra. In pratica si tratta di un fumetto su un insegnante che educa, diciamo, il suo discepolo all'arte appunto della guerra. È un trattato famosissimo che è stato reso a fumetti. In quest'opera le illustrazioni sono di Pete Upite Katz. L'altra cosa che mi è arrivata è in realtà un'anteprima, sono soltanto i primi due estratti esatto dall'opera, che è più lunga della Bibbia, è una vera e propria epopea, se non sbaglio, indiana. Si presenta un po' come una rivista, in realtà sono alcune pagine appunto di questo fumetto che uscirà verso metà fine ottobre. E nulla, concludiamo questo video, spero non troppo immenso, con una nota positiva, ovvero tantissimi nuovi arrivi che spero possano un po' ispirarvi e incuriosirvi. Vi auguro una buonanotte, perché ormai qua è mezzanotte, però insomma vi saluto, rimaniamo sul generico e ci vediamo al prossimo video. Ciao!